La storia del palazzo è collegata alla storia della mia famiglia per ragioni diverse. Una perché c'era una conoscenza proprio diretta tra il nonno di Vera e mio padre, e sia perché questo bellissimo palazzo ha anche all'interno delle mattonelle realizzate in cementina. Sono delle mattonelle artistiche che la mia famiglia ha prodotto per oltre un secolo e hanno segnato un po' l'architettura del nostro territorio, caratterizzato dalle linee dell'Art Nouveau, movimento artistico entro cui è nato questo pavimento. Mi sono avvicinata al Palazzo Fizzarotti, ignara della conoscenza diretta tra le famiglie, perché cercavo dei manufatti su cui far intervenire le studentesse del corso di laurea in conservazione dei beni culturali dove insegno, e quindi vedendo già dall'esterno la bellezza di questo palazzo ho pensato che potesse sicuramente essere un contenitore perfetto appunto per la didattica. Infatti così è stato, perché c'è stata la possibilità di conoscere diverse tecniche esecutive in un unico pavimento, che è appunto questo della sala gotica. Il fascino di questo mestiere e avere la possibilità di essere a contatto diretto con le opere d'arte, conoscerle sia come materiale sia come appunto condizioni di conservazione. È un mestiere però di grande responsabilità e anche molto faticoso, perché comporta numerosi sacrifici anche fisici. Anni fa era nato appunto il corso di laurea a Bari, questo percorso quinquennale abilitante alla professione in conservazione e restauro dei beni culturali. Ho pensato di poter trasferire le mie conoscenze alle nuove generazioni. Venendo nel palazzo e trovando questo collegamento è stato emozionante la conferma anche del percorso scelto da me e come continuità al lavoro, insomma, fatto dalla mia famiglia. Thank you.